Marco De Allegri e Andrea Di Benedetto, prego, presentali. Sì, Marco De Allegri, in termini di liberalizzazioni è una specie di martire, cioè da anni da solo porta avanti una battaglia contro tutto e tutti. L'abbiamo raccolto qui sulla pubblica piazza, ma dice sempre delle cose molto intelligenti. Andrea Di Benedetto invece è una corporazione, cioè è quello contro cui De Allegri si batte, scherzo, è il presidente dei giovani della CNA e ha delle proposte provocatorie ed eclatanti. Ok, allora è il nostro tempo e se il nostro tempo è anche il tempo di liberare le professioni che sono rimaste a 2 o 3 secoli fa in Italia e infatti l'Europa è da almeno 20 anni che ci chiede di aprire questi settori, aprirli alla concorrenza e fare in modo che le generazioni più giovani di professionisti abbiano la possibilità di trovare il loro spazio. E in tutto questo tempo, che cosa è successo qui da noi? Beh, da un lato gli ordini, le professioni regolamentate, che sono quelle che tengono il pallino, hanno il potere e sono potenti, si sono spaventate e hanno creato un comitato che si chiama CUP, io aggiungerei le lettere OLA, così ci diamo, come dire, no? Capiamo di che cosa stiamo parlando, e in tutti questi anni hanno fatto operazione di pressione molto forte. Nei confronti della politica di tutti i partiti, che ha risposto sempre con delle ipotesi normative molto blande che di fatto fotografano la situazione italiana, e cioè dicono quello che c'è rimane così, in qualche modo diamo cittadinanza alle cosiddette professioni non regolamentate e poi magari introduciamo qualche piccolo novità come la possibilità di fare pubblicità o altro. Ma questa non è una riforma, questa è la constatazione di uno stato di fatto, è una certificazione di tipo notarile. Invece quello che noi proponiamo è un'altra cosa e qui c'è un'altra proposta, così incominciano a diventare parecchie queste proposte. Per affrontare davvero questo tema bisogna partire, primo dall'accesso, basta, aboliamo l'esame di Stato così com'è non serve più a niente. L'anno scorso abbiamo assistito alla buffonata dell'esame di Stato per notai a Roma, dove c'erano gli amici degli amici dei notai romani che avevano già le risposte rispetto a quelli che venivano da altre città italiane. Basta l'esame di laurea, facciamo come fanno non in Kazakistan ma in tutti gli altri paesi europei, è sufficiente il percorso formativo universitario e poi o un periodo di tirocinio o un esame finale, dopodiché si incomincia. L'altra cosa fondamentale è che ci dicono, ma noi dobbiamo tutelare il cittadino che non conosce la professione del professionista al quale si rivolge. Allora, se la dobbiamo tutelare, intanto dobbiamo decidere se e dove permane questo requisito. Io sono architetto e ritengo che, per esempio, il mio ordine professionale non serva a nulla. Tra l'altro, è stato creato in un altro ventennio, peggiore di questo, nel 1923-25 la legge istitutiva, e poi sono costretto a iscrivermi all'albo in virtù di un regio decreto del re d'Italia, imperatore d'Etiopia, che per grazia di Dio e volontà della nazione mi costringe ad essere iscritto. Poi sempre nel 38, siccome erano state promulgate le leggi razziali, hanno deciso di vietare ai professionisti italiani la possibilità di costituire società, perché così i professionisti ebrei non potevano continuare la loro attività sotto un nome di fantasia. Questo divieto è rimasto in Italia fino al 1998, quando Bersani, che allora era ministro, lo tolse. Dopodiché più nulla. Nessuno ha pensato di istituire una nuova forma normativa che consentisse ai professionisti appunto di costituire società. E questo è un altro dei punti che noi diciamo, società multidisciplinari, anche tra professioni protette e non protette, anche con apporto di capitale, purché il controllo della società resti in mano al professionista. Quindi torniamo al discorso del controllo deontologico. Se io devo mantenere questo tipo di controllo, allora devo fare in modo che questo ente sia un ente terzo di garanzia per i cittadini e quindi non può essere gestito solo da persone che provengono da quella professione, ma lì dentro ci devono essere altre figure.
La rappresentanza invece la affidiamo per tutte le professioni regolamentate e non regolamentate ad enti ad iscrizione volontaria. Ho quasi finito. L'ultimo punto è un punto fondamentale ed è quello più, come dire, corporativo. Ci sono delle professioni che hanno un vincolo territoriale, un numero massimo sul territorio di persone che possono esercitare l'attività di notaio o di farmacista, e torniamo alle farmacie. Bene, se lo Stato vuol tutelare l'interesse pubblico generale, deve ribaltare questo concetto e chiedere che ci sia un numero minimo di quei servizi sul territorio, e dopo saranno gli attori all'interno di quelle categorie che se la giocano. Chiudo dicendo che io ho 15 anni che cerco di spiegare queste cose, prima al PDS, poi ai DS, adesso al PD, e come direbbe Forrest Gump, sono un po' stanchino. Ho ancora voglia di correre, e con me ci sono tanti altri. Ho voglia perché ci sono persone come Pippo Civati e Deborah Serracchiani. Però porca miseria, sto partito vuole smetterla di fare la retorica del riformismo, del cambiamento, dell'innovazione, della riforma, e poi non combina niente? Vuole avere il coraggio di prendere questo tema e affrontarlo di petto, perché se no non andiamo da nessuna parte. Grazie. Vai. Vai Andrea. Buongiorno a tutti. Io rappresento un'altra delle corporazioni che Marco vuole abolire. Vabbè, allora. E le corporazioni, come gli ordini, come tutte le rendite di posizione che ci sono in questo paese, le cose incrostate, sono uno dei grandi problemi che probabilmente dobbiamo affrontare. Io credo che una delle parole che dobbiamo iniziare a mettere nel nostro vocabolario è apertura. Io sono un imprenditore, ho una piccola impresa di informatica abbastanza innovativa, e sono un artigiano, e oggi volevo raccontare una storia, la storia di un mondo sommerso, invisibile, che è un mondo di microimprese, molto spesso molto innovative, di qualità, tecnologiche e tradizionali, che non sono invisibili, che sono un gran pezzo del paese da un punto di vista del PIL che cresce, ma che non esistono. Sembra che le nostre politiche industriali se le siano completamente dimenticate. E la storia è la storia di una generazione di giovani imprenditori, lavoratori, lavoratori della conoscenza, che immagina un paese un po' diverso. E ve lo racconto con una piccola storiella di Clay Shirky, che è forse il massimo esperto di sociologia del web americano. Lui racconta e dice: un mese fa ero a cena con degli amici. Uno di loro mi ha raccontato che mentre stava guardando un DVD con sua figlia di 4 anni, all'improvviso le è andata dietro la TV e ha infilato le mani tra i cavi. Il papà le ha chiesto: che stai facendo? E lei, facendo spuntare la testa dietro lo schermo: papà, sto cercando il mouse. Lo sa anche un bambino di 4 anni, uno schermo senza un mouse, uno schermo con cui non può interagire, è uno schermo rotto. È inutile perdere tempo con uno strumento che non ti include. Noi siamo in un paese che non ti include, un paese che non ti fa partecipare, un paese che ha un televisore e non ha un mouse. E allora, la proposta che noi facciamo come generazione di imprenditori diversi, di un mondo diverso, è quella di lavorare sull'apertura, su quello che appunto gli americani chiamano open. E open non è solo open source, non è solo Linux, non è solo quel mondo da informatici o della tecnologia. Open vuol dire, per esempio, creare infrastrutture tecnologiche e normative perché le informazioni arrivano a tutti, senza simmetrie. Vuol dire accesso alla banda larga per tutti, magari scritto nella Costituzione. Vuol dire net neutrality,
perché nella rete tutti i contenuti devono essere raggiunti con la stessa facilità. Vuol dire impossibilità di censura della rete da parte di chi che sia, e abbiamo visto in questi giorni che non è una cosa scontata. Open vuol dire costruire un paese nel quale il futuro non sia scritto nella classe sociale, nel luogo, nella disponibilità economica dai quali si proviene, in modo che al di là di ogni egoismo generazionale possa essere abitato e guidato da chi ha passione e capacità. Open vuol dire, e mi ricollego a Marco, eliminare le barriere d'ingresso ai mercati, alle professioni, alle informazioni. Vuol dire, questo è il punto centrale, puntare sul merito e sulla mobilità sociale, perché noi siamo il paese con l'ascensore sociale più bloccato dei paesi OCSE, ed è una cosa inaccettabile. Open vuol dire open data, vuol dire che i dati delle pubbliche amministrazioni saranno effettivamente patrimonio di tutti, e costruiranno uno strumento di trasparenza, di partecipazione e di responsabilità. Vuol dire democrazia, ma vuol dire anche sviluppo economico. E poi, soprattutto, open per noi vuol dire open innovation. Vuol dire che l'innovazione ormai nel mondo si fa in modo diffuso, si fa in modo distribuito, si fa con tanti piccoli gruppi molto dinamici e molto affamati. Perché noi abbiamo un tessuto economico che già è così, già è polverizzato. E dobbiamo far diventare questa cosa un punto di forza, una grande opportunità. E dobbiamo capire che ciò che può farci competere a livello globale non è inseguire modelli di produzione mastodontica come quelli americani, tedeschi, francesi, che non sono i nostri e che tra l'altro loro stanno pian piano in parte modificando e smantellando. E vuol dire invece connettere con un sistema nervoso supermoderno, tecnologico e normativo, i milioni di agenti che già creano valore e per dargli un'intelligenza. E chiudo. Open vuol dire promuovere inclusione, contaminazione, meticciato, partecipazione. Ma vuol dire pensare un paese diverso. Avere il coraggio di scrostare tutte le barriere d'ingresso che ci sono in questo paese. Vuol dire avere un governo che abbia il coraggio di affrontare tutti i temi, i nodi irrisolti che ci sono, per degli egoismi e dei particolarismi che in questo paese sono incredibili. Allora, forse pensiamo ad avere una visione strategica e non tattica, pensiamo a guardare al domani e non all'oggi, e mi chiudo con una cosa che dicevamo con Pippo al nostro convegno qualche tempo fa. Si parlava di tutte queste energie diffuse, si parlava di partecipazione, si parlava di responsabilità e si parlava di coraggio. E dicemmo, sarebbe bello immaginare un partito che pensi, il partito dei zero voti, un partito che non pensi a prendere i voti di tutti i gruppi, di tutte le lobby di questo paese, ma che pensi a un paese di tutti, a un paese che abbia davvero un futuro. Grazie. Allora, vi sembrerò togliervi gli applausi, ma siamo in ritardo. Ieri abbiamo recuperato perché avevamo tutto il giorno, oggi non abbiamo tutto il giorno, quindi dobbiamo andare veloci. Però voglio ringraziare Maurizio Cevenini perché è venuto a trovarci, e lo ringrazio davvero, e voglio rilanciare il sondaggio che sta andando molto bene, vi ricordo, richiamate perché vi hanno fatto delle domande interessanti, ci serve per capire quello che pensate. Sei muto? Mi sono ammutolito perché non so cosa devo dire, come mi capita spesso. Abbiamo bisogno di... Ciao. Abbiamo lo spazio dedicato a U-Trend, che è una nuova casa di sondaggi che si presenta oggi sulla scena del mondo. Sono in realtà, vengono da Termometro Politico, sono riusciti a litigare anche quelli di Termometro Politico, tipo il PD, cioè è incredibile. Sono rimasti loro, però sono bravi uguale. Grazie. Può andare la presentazione, spero. Presentazione, per favore, grazie. Buongiorno a tutti. Il lavoro che vi andiamo a presentare ha come tematica l'interesse per la politica dal 2005 al 2010.
Questo lavoro prende spunto dall'Atlante statistico dell'Istat 2010, sono dati pubblici.